Domenica l'Ostia Mare arriva ad Arezzo. Che obiettivo si prefigge? L'obiettivo di giocare come stiamo giocando ultimamente, sperando di prendere un risultato positivo, perché veniamo da 3 sconfitte meritate, soprattutto quella di Foligno, di Pianese, ma soprattutto quella di domenica, è una partita allucinante. E vabbè, accettiamo il verdetto del campo, però vincere 2-0 dopo 20 minuti e farsi male da soli. Giocare per 70 minuti in 10, cercare e pareggiare poi 3-3, prendere gol al 90esimo, no, anzi al 92esimo, scotta un po', siamo un po' arrabbiati. Tutto lì siamo, quindi dopo 3 vittorie consecutive sono venute 3 sconfitte, dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Senta, lei è arrivato sulla panchina dell'Ostia quando la squadra era settima con 17 punti. Che cosa è cambiato da allora? Che modifiche ha apportato alla squadra? È cambiato innanzitutto che la società giustamente mi ha chiesto di sfoltire un attimo la rosa, perché il progetto iniziale era un progetto per vincere il campionato. Quando poi hanno visto che la forza del Foligno, la forza dell'Arezzo e della Pistoiese, hanno pensato bene di valorizzare i giovani che abbiamo nel settore giovanile, avendo una junior nazionale prima in classifica. E quindi mi hanno chiesto questo qui, io ho accettato, e ci sono state le partenze di Sciamanna, le partenze di Gubinelli alla Viterbese, di Bosi al Maccarese in Serie D, Martini un 94 molto bravo alla Lupa Roma, e niente, quindi ci siamo un po' ridimensionati, però avevamo fatto bene perché avevamo vinto 3 partite di fila. Poi è successo che, ecco, da notare che c'è stato un cambiamento radicale, proprio mentre prima c'era una media go di 1,5, adesso siamo a 2,5 a partita. È una squadra che veniva, prima che la prendevo io, da 4 partite senza subire gol, senza fare gol, e oggi abbiamo una media di 2,50 a partita, avendo fatto col Pontevecchio 3 gol, domenica 3 gol. Con lo Spoleto 2 gol, insomma una media importante in attacco, anche perché per me ha giocatori attaccanti importanti, e quindi abbiamo un po' sfruttato queste caratteristiche. Siamo un po' cambiati, mentre prima era una squadra che attendeva, adesso siamo una squadra che pressa, che fa gioco, che crea. Quali sono le caratteristiche di questo girone in cui è inserita l'Ostia Mare? Io questo girone già l'ho fatto con il Monterotondo e sono arrivato secondo dietro il Gavorrano quell'anno, quindi conosco molto bene. Questo è un girone molto tecnico, è un girone dove ci sono delle società solide, dove è un girone dove io ho visto che si sono tutte rinforzate tranne che noi, ho visto che tutte le squadre hanno cercato di migliorare la propria. E poi ci sono degli allenatori importanti, sono degli allenatori importanti perché è una vetrina importante. E quindi quando ci sono allenatori importanti le squadre giocano a calcio. Io difficilmente ho trovato un allenatore sprovveduto, da Garobbi, da Puccica, anche l'allenatore del Foligno, adesso mi sfugge il nome, della Pianese. Ho incontrato dei tecnici importanti. Ho fatto per tanti anni, sono 15 anni che faccio la D, ho fatto anche l'altro girone sardo, siciliano, campano. C'è un po' più di agonismo, qui si gioca al calcio veramente, poi quando vai a giocare a delle piazze importanti come Pistoia, come Foligno, come Arezzo, si alza anche molto il tasso qualitativo dei calciatori, perché i giocatori che sono alla Pistoiese nastranno li vedremo magari lottare per vincere il campionato, per andare in Serie B, sempre se l'Arezzo gli permette di vincere questo campionato, tutto lì. Perché secondo lei ancora può essere aperto il discorso per il primato? Sì, questo è un campionato difficile, eh? Campionato difficile, non ci vuole niente a perdere 3 partite di fila. Questo è un campionato che vediamo il Foligno, no? Un'ottima squadra, ha pareggiato con la penultima in classifica. Questo è un campionato che ogni domenica puoi trovare 2 giornate, e poi ci sono i momenti negativi, infortuni, squalifiche. Ecco, oggi l'Arezzo viene da infortuni, da squalifiche. Ha perso anche Quadrini nell'amichevole con l'Empoli. Sì, deve tenere duro. E in questi momenti magari deve levare il gioco e deve cercare di far punti, però certo l'Ostia Mare aveva cambiato girone perché sperava e pensava che magari la Pistoiese non veniva inserita,
magari il Foligno faceva un altro girone. L'Arezzo in questi anni di Serie D è stata sempre una società che ha avuto difficoltà, mi sembra oggi con il presidente, che tra l'altro poi è un romano, mi sembra che sta buttando le basi per rilanciare il calcio a Retino, perché insomma l'Arezzo non c'entra niente con queste categorie per il blasone. Io, se voi calcolate che io 2 anni fa sono stato vicino a Infatti, venire le volevo a. proprio chiedere quanto c'era di vero in quella voce che la voleva prossimo alla panchina dell'Arezzo 2 stagioni fa. Sì, ma abbiamo avuto un incontro, abbiamo parlato con la società, abbiamo fatto anche un incontro a metà strada. C'era un contatto importante, poi la società ha deciso per un'altra strada e quindi ci siamo tirati indietro, insomma. Però era un progetto vero perché il contatto c'è stato, insomma, tutto lì.